Cosa stai preparando? Allora, la costoletta di Sanato impanata nei grissini, come potete vedere. Passiamo alla costoletta di Sanato nella farina. Questa qui è la piemontesina. La piemontesina, sì. Che poi andremo a cuocere il burro chiarificato e poi affumicheremo leggermente con il nostro piccolo potager, che dopo vi faccio vedere che cosa. Poi i grissini sono grossolani, proprio. Sì. Un po' spezzettati grossi. La schiacciamo bene, ma non schiacciarla stile milanese per appiattirla, ma solo per attaccare. Per compattare, sì. Non facciamo doppia impanatura, a noi piace che sia una impanatura delicata, liscia, croccante e leggera, sì. Partiamo con l'olio. Ah, metti un po' di olio. Quindi niente burro, solo olio. In partenza sì, poi tutto burro. Chiarificato però, eh. Nell'altro pentolino che cos'ha? Burro chiarificato. Andiamo ad aggiungerlo e incorporarlo leggermente in maniera di tenere una situazione non troppo forte di calore per la bistecca, per non avere un colore troppo dorato intenso. Per non violentarla. Violentarla, via, sì. Ogni tanto aggiungiamo un po' di burro. Saliamo leggermente. Quello il carbone che metteremo poi dopo nella stufa economica, cioè il potager in piemontese, è questa. Ma dopo lo metterai lì dentro. Metteremo il carbone qua sotto, ci sarà la piastra. Per affumicarla. Ma è un carbone particolare? Sì, un carbone apposta per le affumicature, che usiamo anche per il Green Egg, che è una macchina che usiamo per affumicare. Bella doratura. E comincia a dare, sì, il suo perché. Poi la cuociamo dai 6-7 minuti in forno, a seconda dello spessore della milanese. Qui diciamo ci sono diversi processi di cottura. Sì, certo. In forno ci serve uno per ultimare la cottura e due per asciugare la frittura, per non averlo troppo pesato. Quindi andiamo a metterla nel forno. 180 gradi per 6 minuti, visto lo spessore della carne. Andiamo a impiattare. Andiamo a impiattare. Mettiamo una pasta di nocciole. Sempre per rimanere in tradizione. Nocciole è quello che ci caratterizza in Piemonte. La tonda gentile. Facciamo questa spennellata e poi abbiamo questa maionese alla senape che accompagna il nostro piatto. Due cialde di riso. Carota. Pezzo di cardo. Questa è stagione. Vabbè, il cardo anche lui è delle langhe, c'è poco da fare. Poi un pezzo di rapa bianca. Eccolo qua. La nostra milanese insalata è pronta. Mettiamo un po' di sale maldon sopra. Adagiamo sul nostro potager in piemontese, stufa economica. Quindi vai a prendere il carbone che avevi messo prima sul fuoco. Un po' di grasso per partire la frullatura. Delle erbe per dare profumo alla carne. E vai. E siamo pronti per la sala. Un'insalata per sgrassare il piatto. E il piatto sarebbe pronto. Il piatto è pronto. Questo piatto è stato preparato da Marco Lombardo del ristorante La Ciara del Tornamento di Treso.